quest'anno entriamo nella Settimana Santa senza i riti, e questo sicuramente è una sofferenza e ci fa pensare al modo con cui molti ammalati in questi giorni entrano negli ospedali senza i riti dell'umanità. Entrano nelle stanze senza essere accompagnati da dei parenti, senza qualcuno che li aiuti a preparare l'armadietto, il comodino, a svestirsi, a mettersi a letto, senza il rito di qualcuno che offre un bicchiere d'acqua perché hai sete, ma soprattutto perché vorresti un po' di vicinanza. E quello che vediamo quest'anno con tutti questi ammalati è quello che molte persone vivono nell'umanità. Si dice che ci siano ad esempio almeno 50 milioni di schiavi tra gli esseri umani, cioè persone che sono ridotte a essere solamente dei corpi che vengono sfruttati. Molti di loro sono donne, sono bambini. Loro ogni anno entrano nella Settimana Santa senza i riti, perché per loro la Settimana Santa è come tutte le altre. Non c'è nessuna dignità, non c'è nessuna libertà. E forse se guardassimo bene sono veramente miliardi gli esseri umani che non possono contare sui riti di umanità, di vicinanza, di rispetto della propria dignità. E allora la nostra sofferenza di non poter fare i riti ci rende più vicini all'umanità. E quest'anno può essere proprio l'occasione per vivere questa settimana come un modo per entrare nella Settimana Santa dell'umanità, guidati da Gesù. E lui dice ai suoi discepoli: andate avanti, troverete nel villaggio di fronte a voi un'asina legata e un puledro. Andate avanti, andate incontro all'umanità, andate nel villaggio, andate in mezzo alla gente. E cosa trovate? Un'asina legata, c'è una schiava, e un puledro, c'è un bambino, il figlio di quest'asina, che sarà destinato ad essere uno schiavo. Avvicinatevi a questa umanità ingrovigliata. Entrare nella Settimana Santa vuol proprio dire questo, andare a incontrare un'umanità ingrovigliata. A volte siamo ingrovigliati nelle nostre paure, nei nostri dubbi, nei problemi quotidiani, nei nostri pensieri. Altri sono ingrovigliati nelle malattie, sono ingrovigliati nelle ingiustizie. Gesù dice: andate nel villaggio di fronte a voi a trovare questa umanità ingrovigliata. Slegateli e conduceteli da me. Liberate, slegate questa umanità, portatela da me, cioè portatela ad un incontro, portatela a ricostruire la propria dignità. In questo compito non siamo soli e non siamo nemmeno i protagonisti. Ascoltiamo: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. E Dio che viene a governare questa umanità e lo fa nel segno della mitezza, come un re mite seduto su un'asina e su un puledro che sono stati liberati. In questo momento sentiamo forte il bisogno di guidare, di governare, di amministrare questo mondo, di prendere delle decisioni, e vediamo anche molte volte la tentazione della forza, della potenza, di dover tenere sotto controllo le cose, di usare il pugno duro, la linea quasi della guerra, della battaglia. Il Vangelo propone un altro modo di governare l'umanità, con il segno della mitezza, perché solamente se il cuore umano è mite, è rasserenato e pacificato, allora può anche camminare, può anche ubbidire, può anche costruire questo regno. E allora in questa Settimana Santa chiediamo per questa nostra umanità che ci aiuti il Signore a governarla, a trovare delle soluzioni, a trovare il modo di andare avanti, ma sotto il segno della mitezza, come il nostro re, e cercando innanzitutto di liberare il cuore di ogni persona da ciò che lo tiene prigioniero e ingrovigliato nelle paure, nei propri peccati, nei problemi, nelle difficoltà. Buona Settimana Santa.